Ciao a tutti, ben ritrovati per questo nuovo appuntamento di In Cucina con lo Chef. Con me Antonella Carrieri. Ciao a tutti e con me invece il nostro chef Nicola Bizzarri. Bene, la ricetta di oggi: abbiamo un filetto di orata che andremo a farcire con mozzarella di bufala e servire su una spuma di cavolfiore bianco. Buono! Gli ingredienti sono filetto di orata, mozzarella di bufala, olive, limone, basilico, per quanto riguarda il pesce. Per quanto riguarda la spuma di cavolfiore abbiamo aglio, olio extravergine d'oliva, cavolfiore bianco, peperoncino rosso, dolce. E latte. Un po' tanti ingredienti, ma vedremo poi il risultato, di questo piatto. Partiamo prima con la cottura del cavolfiore. Andiamo a dare una sgrossata di foglie che non ci servono. Sì. Qui. Poi prendiamo man mano dei pezzetti e andiamo a tagliare e a cucinare. Eccoli qua. Lessarli i cavolfiori? Eh? Questi si devono lessare i cavolfiori? No, li cuciniamo con il latte per poi frullarli. Il cutter. Olio extravergine di oliva, facciamo rosolare uno spicchietto d'aglio schiacciato, mettiamo questo cavolfiore, belli sottili, così si cucinano prima sì. Anche hanno uno spessore per mettere meno latte, pizzico di sale. Sai che io devo fare tutte queste domande, sennò le persone a casa penso che le vogliono fare loro, però noi non li sentiamo. Assolutamente. Pizzico di sale, un po' di peperoncino rosso dolce, macinato, e bagniamo con del latte fresco. In questo caso abbiamo un latte intero. Lo andiamo a coprire. Quando è coperto smettiamo di mettere il latte e lo lasciamo cucinare. Fuoco. Quanto tempo più o meno? Calore moderato e un 7-8 minuti, il tempo di ammorbidirsi e ritirarsi un po' di latte. Uno se ne rende conto già vedendolo, sì. No? Poi ovviamente più si ritira, più quando andiamo a frullare diventa spumoso, sì, cremoso. Sì. Andiamo avanti con la cottura, passiamo di qua. Che ci abbiamo. Sfilettiamo la nostra orata, togliamo la pelle, anche se è stata squamata, però poi in cottura dovrebbe un po' arricciarsi. A noi ci serve invece una carne distesa. Possiamo dare una battutina per cercare ancora di allargarlo in un foglio di carta da forno. In questo caso non abbiamo un mattarello, ma basta anche un semplice cucchiaio grande. Sì, basta poco per renderlo più omogeneo anche come forma. Non serve molta forza, sennò tende ad aprirsi, no? Ecco. Sì, perché essendo pesce si apre subito. Semplice. Partiamo dalla parte della pelle, mettiamo un pizzico di sale, prendiamo della nostra mozzarella di bufala. Mozzarella di bufala la mettiamo? Sì. Andiamo a farcire, ecco, così, delle olive che andiamo a togliere, nocciolo, nocciolino, qua. Sempre ingredienti mediterraneo, mi piace molto. Eh sì, molto così è bello, perché uno mediterranea. La può fare pure a casa queste ricette, foglie di basilico, sono cose che si trovano. Assolutamente. Una grattatina di. Ci sono delle ricette che sono talmente difficili che una. Io certamente. Anche per recuperare l'ingrediente. Sì, infatti, capisco. Quello è. Avvolgiamo in una maniera così. Un sacchettino. Cioè, un po' saccottino, no? Mettiamo in una placchetta da forno. Ecco qua. Un altro pizzico di sale esternamente. Filo d'olio
extravergine di oliva e inforniamo a 140 gradi per un 12-13 minuti. E anche questa sta andando. Attendiamo, diciamo, la cottura del nostro filetto di orata e dei nostri cavolfiori. Eccoci qui, Antonella. Sì. I nostri cavolfiori sono belli stufati e con il latte, quindi si è ristretto per essere frullati. Il nostro filetto in forno è pronto, già cotto. Che è pronto. Andiamo a togliere. Mi raccomando, dopo la funzione pirolitica, sì, sì, per disinfettare e pulire il forno. Il nostro filetto lo lasciamo un attimo riposare qualche minutino. Guarda che bello, si è avvenuto. Sì, sì. Proprio così, perché l'abbiamo battuto, no? Infatti, frulliamo, c'è la differenza. Sì, frulliamo, sì, perché andiamo a rompere un po' quelle fibre che tendono. Frulliamo un po' il nostro cavolfiore. Un cucchiaione per poter mettere la nostra spuma di cavolfiore. Guarda, è bella. Sì, sì. Il nostro peperoncino gli dà quel colore un po' sul rosa, no? Sì, sì, bellissimo. Assaggiamo alla base del piatto. Mettiamo il nostro saccottino, no? Ecco qui. Pezzettino. Decoriamo con un po' di peperone rosso. Pronto secco, per mangiare? Macinato. I colori ci sono. Rosso dell'amore verso il cibo, quindi per chi ama mangiare e gustare, augurandoci che questa ricetta vi sia piaciuta, vi diamo buon appuntamento appetito alla prossima puntata, sempre su questo canale. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale, Pasta La Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice, il fiore del latte, Cupido Hot Plate.